Ok, perfetto ragazzi, io sono Agisus e oggi si riprende con Blank Dream. Ok, l'ultima volta abbiamo bruciato l'albero. E in pratica possiamo proseguire verso questa porta, giusto? Posta. Che non ha tutta l'area di... C'è uno specchio, attenzione. Ok, guarda all'interno. Mostra il riflesso, guarda all'interno, ovviamente. 6 mesi fa, a Mirror Lake. Al lago dello specchio, in pratica. Ripensandoci, era una vita noiosa. Non direi che non fosse piena di divertimento, che fosse vuota di divertimento, ma se mi chiedessi se vorrei rivivere ancora la stessa vita, rifiuterei assolutamente, senza un minimo dubbio. Infatti, devo dire... L'ho odiata e desidero che la mia vita non sia mai esistita, più o meno. Mirror Lake, volevo solo testare se quelle voci erano vere. Mirror Lake, un lago con un parco desolato a circa 20 minuti se prendo il treno da casa mia. C'erano delle vecchie voci riguardo a quello. Guarda questo, dicevano che... Ehi, bel tempo, eh? Chi è? Eh? Sto parlando con te, nessuno altro è qui. Ci sei? Chi saresti tu? Ho solo uno studente del high school e tipo il liceo. Ma ho notato che stai guardando nel lago con uno sguardo vuoto. C'è sempre una scelta, così ho pensato che ti avrei dovuto chiamare. Non era necessario, non ho in mente di saltarci dentro o niente di che. È bello sentirlo. Scusa per la mia voce. Ma ci sono delle strane voci riguardo a Mirror Lake. Cose come che è un cancello tra il mondo... tra il nostro mondo e la vita dopo la morte. Io penso che sia semplicemente vero per il suo nome, infatti riflette il paesaggio del parco proprio come un specchio. Stai probabilmente pensando, questo ragazzo parla molto, eh? Vedi? Sto continuando a parlare con te in modo da farti... in modo che tu non prenda brutte idee. Ho detto che non sto per saltarci dentro. Beh, buona cosa. Teniamolo in considerazione. Sono Hayato Hinohara. E la nostra è Usui qualcosa. Sono venuto qui per dipingere il parco oggi. Non sto provando a flirtare. Perché mi diresti il tuo nome? Stai flirtando? Ho appena detto che non lo sto facendo. Introdursi è il primo modo per buttare giù le barriere. Quindi qual è il tuo nome? Non te lo dirò. Sì, è quello che immaginavo. Così tu eri veramente venuto per dipingere. Sei un attento, eh? Pensi che stai impostando che stessi trasportando questa tela per show? No, veramente. Oh beh, se non sei qui per suicidarti, potresti fermarti qui un po'. Rimango assorto quando dipingo, ma è triste quando nessuno è intorno. Ok, tutti gli oggetti che mi scirò nel presente non hanno il passato e non li può usare. Ok, quindi mi stai dicendo che non posso più usare il coltello, per esempio. Ma posso usarlo? What? Non ho capito. Ok, sì, infatti, non posso usarlo. Ho una connessione con Mirror Lake. Così i miei piedi mi hanno semplicemente portato qui. Ok? E la tela di Yato non c'è niente disegnato sopra. Non ancora, perlomeno. Qua c'è una freccia.
Ah, il coso per le barche. È solo un segnale. È solo un cartello. Mishiro, occasionalmente si vede persone sulle barche. Ah, Yato è concentrato sul suo dipinto e non sta guardando Mishiro. Io devo rompere gli specchi, quindi devo uccidermi per forza. Quindi salta. Sarà sicuramente doloroso. È l'unico modo. Salta. Mishiro si è buttata nel... Ok. Ero sono andato giù preso morto. Ok, ho rotto lo specchio. Ho rotto lo specchio, fantastico. Ok. Mi sono tornato indietro, ancora di fronte allo specchio. Anche se sentiva ancora l'acqua del lago nel suo naso, i suoi vestiti non erano per niente bagnati. Sì, ho incontrato Yato a Mirror Lake quel giorno. E ho iniziato a ricordare. Sto cominciando a ricordare un pochino di più riguardo a me. Non appena Mishiro ha riguadagnato un pezzo della sua memoria, ho sentito come se avesse perso qualcosa di importante. C'è un qualcosa che sbirluccica, ma prima saliamo. Chiave di bronzo. Quella che mi serve per... Cosa? Non mi... Grazie! Che infami, giuro. Che infami. Che infami, veramente. Ed è sparito, ovviamente. Via, 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 via. Via anche da qua, via, 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 via. Oh, Mishiro, vieni qui, andiamo. Vieni qui, presto. Guarda, guarda! Incredibile! Un'altra persona! È seriamente raro che due anime finiscono così in così poco tempo! Finiscono qui in così poco tempo! Cosa c'è? Oh, perdonami! Ma solo guardandomi mi fa sentire strano! Non capisco bene il perché, però. Probabilmente... Vabbè, no, non è niente di che, giusto? Comunque, il mio nome è Ryotaro, probabilmente. È il nome in questa divisa, perlomeno. Non che io ricordi di me stesso, è così stranamente surreale. Io sono Mishiro, giusto? Piacere di conoscerti. Ah, stavo vagando in questo mondo strano per un po' prima di trovare Yuzu qui. Che cosa... Cos'è con tutto ciò, veramente? Sembra un'altra dimensione. Questo mondo è dove le anime con un desiderio finiscono. Ti puoi ricordare il tuo, Ryotaro? Desiderio? Mi chiedo... Non puoi ricordare niente, giusto? Sembra proprio così. È tutto... Sembra che io abbia... ne abbia in tutti i miei ricordi. Beh, sì, è come... Alla prima volta. Mishiro è speciale, te. Solo Mishiro è speciale, presuppongo. Da quando siete qui? Non lo so esattamente, non stavo contando. Tutto ciò che posso dire è davvero da un bel po'. Penso che siano diversi anni, magari. Quindi sei morta diversi anni fa? Probabilmente. Molto tempo fa. Abbastanza da diventare uso a questo posto. E non recuperando nessuna memoria. L'unica volta in cui ho recuperato una mia memoria è quando ho visto la mia riflessa in uno specchio. Ho visto degli altri specchi intorno, ma mostrano altre persone. O niente di tutto ciò. Ho trovato uno specchio da me prima. Seriamente? Mishiro? È stata molto attiva mentre non stavo guardando, vabbè. Ah, se continui a ritroverai più specchi.
Potresti provare a cercare anche per i nostri? Non penso che una coincidenza che... che tu sembra diverso dalle altre anime, Mishiro. Appena... mentre sei qui, si intende... Se hai tempo! Ok, quindi se ho tempo, dagli do un'occhiata a... se trovo i vostri specchi. Mi sembra che ci siano due stanze. A proposito, ora che mi viene in mente, nella stanza dove ero io prima... Questa qua? No, quella è oro, ok. Nella stanza qua dove ero prima c'era una porta di bronzo, se non sbaglio, giusto? Ok, ho sbloccato. Ma è bloccato. Ok, come non detto. Come non detto, quindi di qua non si può andare. Fatemi risalvare. Ok. E direi che possiamo proseguire nella prossima stanza. Il round della bellezza. Vabbè. Ok. Sbloccata con la torre di bronzo. No, va bene, grazie. Qual è il vostro problema? Seriamente, non ho fatto tre passi. Non ho fatto tre passi e sono morto. Veramente, fatemi alzare un po' il volume perché penso che i jumpscare non siano abbastanza alti. Ok. Muy better. Ok. Ok, sbloccato. Adesso camminiamo ai lati. Tu chi sei? Un'onda. Un'onda che sale... Il mio braccio è un'arma di... è uno strumento divino. Crea la vita col pennello... con... pennello e pittura. È il mio proteggere... è il mio dovere dipingere... la bellezza della vita nella superficie bianca. Qualcuno... chiunque mi porta la pittura... l'essenza della vita a me. Quindi tu definisci la pittura come essenza della vita. Ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare. Quindi o destra o sinistra. Proviamo ad andare a destra. Su. C'è dell'acqua. Guarda queste statue come non mi ammazzano. Sì, sì, certo, come no. Cioè, è logico che mi ammazzeranno in qualche modo. Non essere... Ok, mi dicono di non essere desideroso in pratica. Ok. Davvero? No, grazie. Mi mancava. Va bene. Molto interessante. Comunque. Ah, non posso passare, l'artista sta dipingendo. Comunque, io avevo preso la cosa. Non ho capito perché non ho potuto. Ok, perché non posso posizionarla? Ah, perché vuole. Vaffanbai. Ok, ho un numero di passi limitati. Ok, c'era un numero di bottiglia, ho preso quella che non era troppo sporca. Bottiglia vuota. Allora.
Come? Capito che si rompe, però come passo indietro? Prendila e prendiamo quella non troppo sporca. No, mi dicono di non essere. Ok. Questo pezzo l'ho risolto. Problema. Mi dicono pulisciti dopo. E non essere. Pareva, non mi sono pulito. Mi sembrava scontato. Il problema è che io ho un conte. Ho dell'acqua io, ma non posso portare la bottiglia dall'altra parte. Ok, probabilmente devo spegnere il fuoco lì. Problema, come mi pulisco io? Ok, magari ho bisogno di un altro oggetto per proseguire. Che è in questa stanza, magari. Scegli attentamente. Quanto scommetto che questo mi uccida? Gelato. Quanto scommettete che anche l'altro mi uccide? Guarda, scommetto quello. Scommetto quello che volete che anche l'altro mi ucciderà. Guardate. Cosa avevo detto? Perché uno pensava, io ho pensato all'inizio, ma vorranno fregarmi. Come il trucco del lampadario di prima, io passo sotto quello col lampadario. Col sangue. Invece no, invece anche l'altro ovviamente nascondeva tutto ciò. Quindi il modo per passare in maniera sensata è questo. Sto. Non c'è niente di che. Ok. Ok, anche qua c'è una bottiglietta. E qua è tutto bloccato. Ok, ho una bottiglietta adesso. Quindi fatemi salvare. Poi andiamo un attimo a vedere cosa c'è nell'ultima stanza. Sono dipinto vivente, sono Giulia Maria, posso parlare? E il sangue? Ok. Vabbè, è un dipinto vivente. Ho paura di cosa posso fare col dipinto vivente, ok? Comunque, adesso abbiamo ottenuto l'acqua. Io però ho paura che spegnendo questi due, questo qua, questo coso, mi finisca male. Ecco cosa ho detto. Ok. Ah, ho ottenuto la pittura. Ok. Tieni la pittura nera. Ok. Bene, bene, ma non ancora. Ho bisogno di più colori per un'espressione definitiva. Di più. Portami più pittura. L'essenza della vita. Ok, ma porteremo la pittura a questo tizio nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, se non vi è piaciuto questo momento, mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo in un nuovo bellissimo video di questo videogioco. Quindi, bella ragazzi.